È un'idea che nasce per promuovere il turismo al di fuori della stagione, della piena stagione. Ad agosto i turisti arrivano qui a occhi ciechi, mentre a ottobre noi abbiamo un clima bellissimo, svedesi, tedeschi fanno il bagno tranquillamente, e allora con umiltà stiamo organizzando una serie di eventi. Siamo grati all'assessorato al turismo e alle attività produttive, alla parrocchia di San Dionigi, a Confcommercio. Stiamo un pochettino con umiltà lavorando insieme per proporre una serie di eventi e favorire l'incoming di turisti di lingua straniera. Sono eventi semplici che però li coinvolgono. Faccio un esempio concreto: una semplice sagra del Covatello, una serata della birra, oppure una bella pedalata insieme, o anche l'alba al mare con la chitarra. Piccoli eventi che non costano nulla, infatti non spendiamo nemmeno un euro, però coinvolgono chi viene qui perché noi puntiamo tantissimo al turismo dell'amicizia. Ai tedeschi piace la cordialità della gente, me lo dicono tutti, qui c'è un'incredibile, fortissima cordialità e piace vedere che è una zona totalmente diversa dalla Germania, quindi siamo fantasiosi, ma soprattutto questa cordialità loro la percepiscono subito.